Comes the music. Electric Lara. Eccoci qua, salotto di Electric Lorem, Radio Città del Capo, è sempre Santiago ed Erika ai microfoni. Come stai, Erika? Io sto bene. Lo chiedo sempre, aspetta, certo. Che alzo un po' i volumi perché non ci sentiamo così un po'. Così ci sentiamo. E diventa un po' così, un po' più carino. Vai, allora. Fai la voce più calda, più bassa. Wow. Questa sera abbiamo spento le luci, questa sera siamo da soli in studio, ma abbiamo sempre un ospite, come di consueto succede nella nostra trasmissione, da potervi presentare. Certo. E niente, quindi io partirei subito con l'ascolto del suo set. Una cosa che volevo dire è che siamo partiti appunto con l'inizio della trasmissione con una traccia che è uscita il 24 marzo per la Beat Machine Records, di Lynch Kingsley e Block Mameli. Swinging Flower 2 è l'album in vinile, un 7 pollici che comunque consiglierei a tutti di ascoltare, comprare, visionare, vedere, toccare con mano. Lasciamo i numeri, Erika? Lasciamo i numeri. Allora, nel caso volesse contattarci, chiamarci, quello che volete, allora WhatsApp 348-7649-289. Se volete interagire con noi in studio e quindi farci una bella chiamata, una chiacchieratina, 051 24 19 10.
Noi svegliamo ancora l'artista, lo svegliamo dopo. Più tardi, così prima ascoltate. Ascoltiamo quello che lui ci ha proposto per la nostra trasmissione. A dopo. Landmine.
Clan. Torniamo in studio per il salotto di Electric Lorem. Questa sera si sculetta poco. Sì. Beh, in realtà è uno sculettare, come dire, molto lento, basso. È un'onda. Sì. È un ondeggiare. Infatti, abbiamo interrotto queste frequenze super basse, ma per un buon motivo, perché ve lo vogliamo presentare. Allora, questo DJ produttore, originario di Termoli, quindi costa molisana, diciamo già, come dire, mezza Italia, è Nema SNVS. Si può dire mezza Italia? Sì che si può dire. Allora perché ridi? No, così. Me la ghignavo. Perché ti senti terrore? Ah, in realtà pensavo ai fatti miei. Ah, ok. Bene, avanti così. Quindi questo che sentite che va avanti in sottofondo è Nema SNVS. Lui che ha iniziato come bassista, pensate,
deathcore ed è passato a un'elettronica di questo genere. Beh, ci sta col basso, ci sta, ci sta, perché infatti tutte le sonorità di questa questo set che lui ci ha proposto è in studio, super super basso, super super anche basso, scuro, bello, certo, un ondone. Quindi lui ci ha presentato questo, questo set, un misto tra, diciamo, tra comunque DJ set, le sue produzioni, e lo stiamo ascoltando. Lui adesso è a Roma, dove studia musica elettronica, e certo, presto ci metteremo in contatto telefonico, in contatto con lui. Telefonico. Siamo partiti con il suo set, con appunto una delle sue tracce che è uscita per la forthcoming. Si chiama Smile questa traccia qui. Perché ci siamo sentiti tempo fa, che ha tanta roba in cantiere, quindi presto sui suoi canali potete trovare appunto tutto quello che possono essere le sue produzioni. Ma oltre a questo, comunque possiamo dire che comunque lui ha già fatto delle produzioni, diversi album, esatto, e roba del genere, etichette italiane e inglesi, quindi di conseguenza direi che dopo magari chiediamo a lui nello specifico tutto quello che è il suo percorso artistico. Io so che lui ci sta ascoltando e noi siamo felici di questo, perché vuol dire che è attento, esatto, e tra un po' lo chiameremo a sorpresa. Adesso vediamo, se rispondi vuol dire che sei attento. Che cosa dire più? Sempre Radio Città del Capo, giusto? Sempre noi. Questa sera siamo da soli in studio, quindi abbiamo spento le luci. Esatto, rilassati. Il sound è quello giusto, ci rilassiamo, ascoltiamo ancora un po' di musica e poi partiremo con l'intervista telefonica, così parleremo finalmente con l'ospite non in studio questa sera. 348-7649-289 per chi volesse mandarci dei messaggi, contattarci e fare delle domande. Vogliamo lasciare anche i link dell'artista di Nema? Sì, allora per il link abbiamo il SoundCloud, quindi soundcloud.com/nema696, Mixcloud, quindi mixcloud.com/nema snvs, oppure Facebook digitando Nema696. Bene, quindi abbiamo scoperto che SNVS sì, è 696. Perché ve lo chiedevo, ma qua in realtà compare in numeri, in lettere, e qui completamente scritto, direi che è chiaro. Chiarissimo. Però non l'ho capito. Però lo chiederemo anche a lui il motivo di questo 696. 696. Niente, Bass Music questa sera, ragazzi, e noi vi lasciamo appunto con il set di Nema. A dopo. Thank you.
E su questo basso ritorniamo in studio, sempre il salotto di Electric Lorem, Radio Città del Capo. Abbiamo il collegamento telefonico finalmente. E che dire? Proviamo ad aprire la linea? Proviamo ad aprire la linea. Io mi sa che devo alzare il volume del mio microfono, che è questo qui. Adesso mi sentite tutti quanti meglio. Proviamo. Ci sei, Christian? Sì, sono, eccomi qua. Aspetta che abbasso un po' i volumi, perché sennò impazziamo tutti. 696? Lasciamo perdere. No, adesso che lasciamo perdere. Ti abbiamo chiamato apposta, vogliamo sapere questa cosa del 696. No, in realtà non lo so nemmeno io, cioè, se sincero, quando mi sei scritto su SoundCloud, le uniche possibilità che avevo era le 90, queste cose qua, quindi ho optato per un numero diverso. Ah, ok. Cioè, non c'è. Sì, non c'è una. È casuale come cosa, diciamo. Sì, diciamo di sì. Ok, perfetto. Allora, adesso noi ti strizziamo in un angolo e chiediamo tutto quello che vogliamo sapere noi. Però Andrea, scusami, ti sento poco. Mi senti poco? Sì. Ma questo è un problema. Adesso mi senti meglio? Più o meno. Ok, aspetta un attimo, forse adesso mi sentirei molto meglio. Può essere? Ah, adesso sì, ok. Ok, perfetto. È caduto un armadio nel frattempo a casa. Serio. Niente, tu sei a Roma in questo momento, è vero? Sì, Christian? Esatto. Allora, sono 3 anni che sto qua. Sei 3 anni che sei là? Sì, sì. Come mai? Mi sono trasferito per lo studio. Ok. Quindi sto qua, vivo e studio. Che cosa che fai? Vogliamo sapere tutto, non devi sintetizzare. No, esatto, raccontati. Niente, mi sono iscritto al St. Louis qua e faccio il corso di musica elettronica. Perfetto. Che dura 4 anni. Ok, quindi ormai ancora... sei da 3 già che stai frequentando da 3 anni, giustamente. Sì, sì, ma un annetto e ho finito. Ok, noi abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando anzi il tuo set qui in radio, dicevo abbiamo perché l'ho già ascoltato precedentemente a casa prima di portarlo appunto in studio. Tu fai bass music? Esatto. Perfetto, oltre che a fare DJ set fai delle produzioni, hai già tirato fuori della roba, so che hai della roba in cantiere. Vuoi raccontarmi un po' qual è il tuo percorso, come è nata questa passione per la musica elettronica, come produci? Raccontati un po'. Beh, allora, la musica elettronica mi ci sono avvicinato un po' di anni fa. Uh-huh. Tramite amici che mi hanno fatto ascoltare tipo Noisia, cioè molti artisti drum and bass. Ok. Quindi poi piano piano ci ho fatto le mie ricerche. Ho scoperto anche la dubstep, appunto, che mi ha colpito molto. E poi niente, mi sono buttato a produrre dubstep. Ok, ma l'avvicinamento alla dubstep e quindi alla bass music viene dal fatto che comunque tu sei un bassista, oppure perché ti piace proprio come genere musicale e quindi lo fai per questo motivo, perché ti piace punto e basta? No, perché mi piace e basta, cioè una volta che l'ho ascoltato ho detto no, figa sta roba. Quindi ti ha fatto vibrare completamente le viscere, da lì hai detto sì, lo voglio fare anch'io. Sì, no, cioè i sub, cioè una cosa che mi piacciono un sacco. Quindi... Ti piacciono le basse frequenze, sì, mi pare di aver capito. Ok, perché in realtà Erika, anche lei suona il basso, quindi è una bassista. Quindi stiamo parlando più o meno di basse frequenze tra di noi. Sì, esatto. E chi ci ascolta, ovviamente. Che immagino apprezzi anche tu, Andrea. Le frequenze che piacciono a me adesso sono molto più basse. Ancora più basse. Ma infatti sai, anch'io sto iniziando a pensare a cose, lo lascio sospeso. Ok. Beh, nascerà una collaborazione quindi tra dai, di voi, dai, tra bassisti. Bene, bene, bene. Ascolta Nema, so che hai fatto già delle produzioni per diverse etichette, vuoi raccontarmi, dirmi che album ti sono usciti, con chi e quant'altro? Perché io non ho detto nulla proprio perché volevo farlo dire a te, farlo raccontare a te, quindi se vuoi... La prima release che ho fatto è stata di 3 anni fa circa, uh-huh. Era un EP con 2 tracce più un remix di un altro ragazzo francese, è uscita su Annihilate Audio. Ok. Poi sono stato contattato pure alla Lab Tribù, per la quale ho fatto un'altra release con un pezzo solo, un singolo. Ok. E poi da
un anno a questa parte più o meno sto lavorando con i ragazzi della Tat Connection, okay, che è un'etichetta italiana. Okay. Per l'appunto adesso sto facendo un po' di tracce nuove che vorrei poi proporre a loro, cioè vediamo piano piano, certo, cosa ne verrà fuori. Certo. Quindi diciamo tutto quello che ne verrà fuori è tutto work in progress, non vuoi sì, al momento tutta roba in cantiere che sto... E non ci vuoi accennare proprio niente di quello che comunque è in cantiere? Non so se è giusto farlo. Ok. Io cerco sempre di scovare, di andare a indagare quello che accade, quindi di conseguenza... No, posso dire che comunque ragazzi della Tap Connection hanno un sacco di idee... che comunque vogliono fare un sacco di roba, quindi aspetta a loro poi parlare, non a me. Sì, no, ma io conosco l'etichetta, so quello che fanno, so di che pasta sono fatti anche i ragazzi, quindi sì, non li conosco di persona, ma so quello che fanno in rete, quindi so di cosa stiamo parlando in questo momento. Cosa ti volevo dire? Per quanto riguarda la produzione, visto che comunque tu sei uno che studia musica elettronica, quindi ha le mani in pasta in questo, che tipo di attrezzatura utilizzi? Come ti muovi nel campo? Bah, di attrezzature analogiche non ho niente, cioè, okay, quindi sintetizzatori, cioè non ne ho, diciamo, zero. Ok. Però cioè, ho qualche controller, una tastiera muta, USB, un altro controllerino che uso per le batterie e niente. Quindi fai cioè, poi il tutto faccio sì sul programma. Ok. Utilizzo Ableton. Ok, un classico quindi. Sì. Poi molte cose me le campiono, utilizzo il microfono, mi registro qualsiasi cosa nella stanza, non lo so. Ok, quindi vai di rumori in poche parole? Sì, alla ricerca di qualche, magari qualche percussione nuova, non lo so. E quindi l'armadio che è caduto prima... In realtà sei andato a campionarlo. Era da campionare in qualche modo. Ah, lo farò, perché queste sedie in cucina sono molto... Sono ispiranti, dai. Qualsiasi cosa possa gracchiare, cigolare o muoversi, produrre rumori. Ascolta Lema, i prossimi album ci vuoi almeno dire quando saranno fuori oppure li tieni? Allora, prossimamente non so di preciso quando. Ok. Uscirà un pezzo che anche è mix. Ok. Comunque uscirà su una compilation della Tat Connection. Ok. Ci sono un sacco di ragazzi italiani che varia comunque già tra drum and bass, dubstep. Ok. E poi non so, cioè c'ho parecchia roba in cantiere che vorrei proporre a diverse etichette, quindi poi staremo a vedere cosa succederà. Ok, una domanda che ti volevo fare privata, però la diciamo qui ai microfoni. Hai mandato il materiale ai ragazzi della Beat Machine? No, ancora no. Bravo, fallo. No, ma lo farò. Bravo. Ma ti ho detto un sacco di roba che, cioè, su cui sto lavorando. No, perché loro sono in gamba, sono... Sì, ma che sono spizzati. Sì. Sì. Cioè, pure le uscite che hanno fatto mi piacciono, ce ne sono alcune che mi piacciono, quindi no, sicuramente proverò a propormi. Ok. Ascoltami Christian, o meglio Nema, mi lasci i tuoi canali che poi proseguiamo con l'ascolto del tuo set qui in radio? Sì, va bene, allora, su Facebook, su SoundCloud e Mixcloud basta scrivere Nema SNVS. E vieni fuori? E vengo fuori. Ok, anche su Google mi pare di... Non ho mai provato, sinceramente. Ho provato io. Fidati di Andrea perché ormai è un motore di ricerca veramente avanzato. Allora, puntualmente ad ogni trasmissione faccio questo gioco, perché magari l'artista non lo sa che cercandosi su Google viene fuori e tu ci sei, sei presente. Quindi se ti cerchi su Google ci sei. Quindi dovresti fare il ricercatore SEO. Sì, cerco di farlo per semplificare un po' il lavoro per chi comunque ci ascolta in radio, perché giustamente lasciando 1000 link ovviamente dopo 2 secondi te li sei dimenticati, però se si cerca Nema SNVS così come lo diciamo, esce fuori la tua pagina e tutto quello che comunque sono i tuoi canali di ascolto, nonché SoundCloud e Mixcloud. Nema, è stato breve ma intenso.
Noi ci sentiremo prestissimo, ti ringrazio per questo collegamento telefonico che ci hai regalato. E quindi niente, noi continuiamo ad ascoltare il tuo set, buona. Vai a campionare l'armadio. Ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni, perché ovviamente tutto quello che noi questa sera manderemo in radio verrà fuori sui canali, quindi ti spammeremo come non mai, e di conseguenza faremo uscire anche un po' di materiali su altri, un po' di materiale su altri canali, quindi di conseguenza cercheremo di fare questo lavoro di comunicazione. Poi oltre a questo comunque ci sentiamo sicuramente per altri motivi, non si sa mai. Va bene? Va benissimo. Nema, ti ringraziamo per ciao, questo Nema. Collegamento. Grazie a voi. Grande Cristian, ciao. 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 E questa era la voce di Nema, direi, no? Eh sì, abbiamo scoperto anche questa cosa del 696. Il 696? Che è casuale completamente. Che è casuale, quindi no, gli chiediamo il significato. No, è casuale. Ma io pensavo ci fosse qualcosa di più criptico dietro invece in realtà faccio sempre mille sì, immaginazioni. Ci facciamo troppe domande. Sì, troppi viaggi. Dovremmo essere un po' più bassoni. Con i piedi per terra, sì. Niente, continuiamo alza ad ascoltare il, set di Nema e chiudiamola qui questa cosa. Grande Nema. Perfect. Yeah.
Anna. Some smart dog. Perfect. Go. Sensitization, creation, you see we're not phased in our faces. No fear in our hearts, cause we still got the arms and the bombs in the basement.
E su questa cassarotta ritorniamo in studio. La cassarotta? La cassarotta. Salotto di Electric Lorem, Radio Città del Capo. Io, Erika, Santiago ed Erika in studio a chiacchierare, ascoltare e fare delle conversazioni telefoniche con l'ospite di questa serata che è Nema, ovvero Christian D'Amico, svegliamo il suo nome. Suo nome. Ho provato prima a dirlo un paio di volte, ma sono stato, come dire, più riservato. Sì, 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 sono rimasto sul nome d'arte, che comunque credo che sia la cosa più giusta da fare. È quello da che fare. Vi interessa per andare a cercarlo, certo. Poi su Facebook e sulle sue pagine. Nema NVS è il nome che dovreste cercare su Google, e vi consiglierei di farlo perché comunque sul suo canale SoundCloud e sul suo canale Mixcloud ci sono tutte le sue produzioni e i suoi DJ set che sono veramente molto molto interessanti. Quando io l'ho scoperto in rete sono rimasto veramente sconvolto, ho detto cavolo che roba, contattiamolo subito questo ragazzo. Invece Facebook, per sapere tutte quelle che sono le sue novità, che è Nema696. Esatto, appunto. Scrivendo 696 sia in lettere che in numeri esce fuori. Sì, assolutamente. Che dire più? Noi volevamo appunto anticipare i saluti questa sera perché ci tenevamo a far ascoltare il set di Nema, perché è veramente sconvolgente, un viaggione. Dal mio punto di vista, sì, sì, no, anche il mio, vedi, la mia testa e i miei movimenti richiamano proprio, no, il viaggio. Sì, 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 è che gli altri non vedevano mentre scuotevi la testa velocemente dicendo sì, 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 sì. E niente, quindi noi ci vediamo giovedì prossimo. Si parlerà di vinili giovedì prossimo. E anche qua rimaniamo ancora un po'. Un po' sul vago, sì. Sempre. Avremo un ospite in studio che è il fondatore di un'etichetta vinilitica bolognese. E qui scoprirete giovedì. Giovedì prossimo. Durante la settimana uscirà tutto quello che comunque sono i canali di Nema e tutto quello che comunque accadrà giovedì prossimo. Quindi noi vi terremo sempre sul pezzo, come si vuol dire. Seguiteci. Esatto. E niente, che dire più. Vi lasciamo al set di Nema e ci vediamo giovedì prossimo. Sì. Salotto di Electric Lorem, Radio Città del Capo. Buonanotte. Ciao. This is my church, a sacred place. When the fog clears, I will be on my knees. I've got them answers, I know my mission. Music helps bridge in my way. Religion, my religion, my shelter. Religion, my shelter. When I escape, I run to my shelter. When I wanna hide, I stay in my shelter. I feel better in my shelter. When I feel pain, I come to my shelter. When I escape, I run to my shelter. When I wanna hide, I stay in my shelter. I feel better in my shelter. Thank you.
I have gone mad. It's in my veins, it's in my blood, it's in my brain. I have gone mad. Thank you.
Comes the music. Electric Lion.